Il settimo congresso della FILCAMS CGIL di Caltanissetta si è tenuto ieri a Gela. La Federazione Italiana dei Lavoratori del Commercio, Alberghi, Mense e Servizi è presente in tutto il territorio nisseno e rappresenta lavoratrici e lavoratori che operano in quei settori che producono il cosiddetto lavoro povero, ovvero le pulizie, le refezioni scolastiche, le mense aziendali, dove si lavora per poche ore, rincorrendo diritti e dignità. Dall'importanza del dialogo sociale con le istituzioni, guardando al territorio e al paese Italia, sono state molte le domande centrali al dibattito, dagli attuali problemi dei lavoratori al loro futuro, fino alle attente riflessioni e le critiche sulle scelte del governo Meloni. Presenti al convegno Sandro Pagaria, segretario generale della FILCAMS CGIL Sicilia, Rosanna Moncada, segretaria generale CGIL Caltanissetta, Pieralba Fraddani della FILCAMS nazionale, ad intervenire, oltre alle delegate e ai delegati, anche i rappresentanti di Confcommercio Caltanissetta Enna, Arci Sicilia, consulenti del lavoro. Punta il dito contro le liberalizzazioni delle aperture durante il suo intervento Nuccio Corallo, responsabile territoriale, che ha parlato del bisogno di tornare alla conciliazione dei ritmi vita-lavoro, contrariamente a quanto fanno i datori, che molto spesso seguono la politica del sempre aperto e che tuttavia, dice ancora Corallo, non dà ritorni economici commisurati, creando così lavoro povero e precario, con condizioni lavorative sempre più difficili, e a farne le spese sono proprio i lavoratori, sottolinea ancora una volta il sindacalista. Il lavoro muore, bisogna avere il coraggio di rompere gli schemi e domandarci se quella di lavorare la domenica sia una vera libertà. E critica ancora una volta il sindacato lo strumento del voucher per i settori alberghiero, ristorazione e lavoro domestico, che diventa strumento che porta indietro il mondo del lavoro anziché avanti, punto sul quale la sigla dichiara che non arretrerà di un millimetro.